Oggi sarebbe il 143esimo compleanno di Albert Einstein, un uomo che ha cercato in tutti i modi di spiegare e diffondere il valore della pace. Forse il più famoso fisico di tutti i tempi, colui che con le sue scoperte ha cambiato la scienza del XX secolo, Einstein, nel corso degli anni è diventato anche un'icona pop, conosciuto per i suoi sagaci aforismi e per l'impegno sociale. Ed è proprio di questo che vorremmo parlarvi oggi, tralasciando il suo noto ed evidentissimo contributo scientifico. Ma il suo impegno per la pace è racchiuso in due manifesti che sono oggi di grandissima attualità. Fin da giovanissimo si interessò infatti a questioni che solo apparentemente possono sembrare lontane dalla scienza. A 13 anni lesse Per la pace perpetua di Immanuel Kant e ne rimase profondamente colpito. Si schierò contro al nazionalismo, al militarismo e all'autoritarismo che all'epoca, nei primi anni del Novecento, quando Einstein era giovane, caratterizzavano la politica di tutte le grandi potenze europee. Per queste ragioni decise di rinunciare alla cittadinanza tedesca, fu apolide per diversi anni e poi prese la cittadinanza svizzera. Sostenne un pacifismo disarmato, fondato sull'obiezione di coscienza, posizione che modificò soltanto di fronte all'avanzare del nazifascismo molti anni dopo, e definì Gandhi come il politico più illuminato del suo tempo. Così, quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, mentre 93 grandi scienziati e intellettuali tedeschi sostenevano il militarismo e l'intervento della Germania in guerra con il celebre manifesto detto appunto dei 93, Einstein non esitò a proporre un manifesto a favore della pace. A sottoscrivere il manifesto di Einstein furono solo due persone. Ma si trattava di un documento che, se adeguatamente diffuso e compreso, avrebbe potuto cambiare le sorti del conflitto e dell'Europa. Da sempre a favore di strutture sovranazionali, addirittura della costituzione degli Stati Uniti d'Europa, con l'avvento del nazismo rischiò più volte la vita, anche perché è di origine ebrea. Cercò tuttavia per diversi anni di opporsi, sempre pacificamente, all'avvento dei totalitarismi e a quel riarmo di un'Europa che sembrava ormai inesorabilmente avviata verso un secondo conflitto sanguinoso, e sostenne fino alla fine la Società delle Nazioni. Trasferitosi negli Stati Uniti, non prese direttamente parte al progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica, anche se le sue scoperte ebbero un ruolo decisivo nella costruzione appunto di quest'arma, e si impegnò costantemente affinché i politici fossero messi a conoscenza del rischio insito nella costruzione di un arsenale nucleare tanto potente e pericoloso. Per questo nel 1955, poco prima di morire, sottoscrisse un secondo manifesto, insieme al filosofo e al matematico Bertrand Russell, per il disarmo nucleare e per la pace. Manifesto che ebbe questa volta una notevole risonanza internazionale e che portò alla fondazione del gruppo PAGWASH, gruppo che fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1955, tuttora attivo e che per anni è stato il punto d'incontro tra scienziati pacifisti dell'Est e dell'Ovest. Forse in modo atroce, il mondo in questi giorni ci ha mostrato come questi temi siano ancora tristemente attuali. Allora, quando vedete un aforisma di Einstein o una sua immagine, andate un po' più a fondo e cercate i suoi discorsi e i suoi scritti sulla pace. Vi spiegherà molto meglio di me come il progresso, che è il vero fine della scienza, possa essere raggiunto solo attraverso la pace. Non è un caso che in questi giorni più di 6.000 scienziati russi stiano invocando a gran voce la pace nel mondo. E dunque, viva la pace!